Ma che sta succedendo a Hollywood? Giovedì 13 luglio alle 9 è iniziato l'atteso sciopero degli attori, il più grande da 40 anni a questa parte. SAG-AFTRA è il sindacato che li rappresenta, ha annunciato l'interruzione immediata del lavoro di 160.000 tra attrici e attori. Tra loro ci sono anche i membri del cast di Oppenheimer, il nuovo film di Christopher Nolan di cui si stava svolgendo il red carpet proprio in quei momenti. Gli attori se ne sono andati dal tappeto rosso prima della premiere. Ma cosa è successo esattamente e perché stanno scioperando gli attori di Hollywood? In sostanza, giovedì mattina è scaduto il termine per la rinegoziazione del contratto collettivo, senza che SAG-AFTRA raggiungesse un accordo per il rinnovo con i rappresentanti delle aziende di produzione cinematografica, la AMPTP. Ma che cosa mira ad ottenere questo sindacato degli attori? Compensi più alti, migliori condizioni di lavoro e inizia una vera e propria guerra all'intelligenza artificiale. In altre parole, vogliono essere pagati ogni volta che l'intelligenza artificiale riproduce la loro faccia in locandine o filmati, da qui in avanti. A proposito di diritti d'autore, ogni volta che un film o una serie veniva comprata da un canale per una replica, gli aventi diritto incassavano una percentuale. Le piattaforme hanno annullato il concetto di replica, visto che è tutto disponibile sempre, e quindi al momento le percentuali annue per gli attori sono pari a zero. Quei proventi erano il principale mezzo di sostentamento per attori e sceneggiatori di medio-basso livello che rappresentano la maggior parte degli iscritti a questo sindacato, perché bastava azzeccare un film o una serie di buon successo per avere un reddito base a cui aggiungere i singoli nuovi lavori e mantenersi. Anche per questo, in una lettera aperta, circa 2.000 persone del sindacato avevano chiesto alla presidenza di adottare la linea più dura possibile nelle trattative. E quando si è trattato di votare l'autorizzazione a scioperare se le trattative non fossero andate a buon fine, il 98% dei componenti del sindacato si è espresso a favore. È un momento fondamentale per molti attori e sceneggiatori, anche perché dall'esito di questa trattativa dipenderà molto del loro futuro, dato che le piattaforme hanno cambiato totalmente il discorso dei diritti d'autore e temono che l'intelligenza artificiale possa condizionare la loro professione negli anni che verranno. Ma chi è la presidente di questo sindacato? Ve la ricordate, Fran Drescher? È la tata dell'omonima serie TV. Ha definito offensiva e irrispettosa la risposta degli studios alle loro proposte. Secondo Drescher, gli studi di produzione si sarebbero rifiutati di affrontare seriamente alcuni punti e su altri avrebbero fatto muro. Fino a che non negozieranno in buona fede, non potremo raggiungere un accordo, ha detto. La Drescher si è rivelata molto più inflessibile rispetto a quanto ci si aspettasse in precedenza. E proprio questa tenacia e questa determinazione sono valse a Drescher l'approvazione della maggior parte degli iscritti al sindacato. L'ultima volta che un presidente aveva avuto un ruolo così importante, così forte, così duro, era stato proprio in occasione dell'ultimo sciopero congiunto tra attori e sceneggiatori nel 1960, quando il presidente del sindacato era Ronald Reagan, 20 anni prima di diventare presidente degli Stati Uniti. Ma se lo sciopero degli sceneggiatori ha solo bloccato alcune produzioni statunitensi, lasciando invariate quelle che hanno troupe e sceneggiatori stranieri come House of the Dragons o Doctor Who, tanto per fare un esempio, lo sciopero degli attori non solo bloccherà anche quelle, visto che gli attori stranieri più importanti lavorano a Hollywood e quindi sono iscritti al sindacato, ma anche tutta la promozione. In sostanza, attori e attrici appartenenti al sindacato, e quindi tutti, non potranno partecipare a red carpet, interviste o promuovere i loro film. Tra l'altro, la prima del film Barbie che uscirà questa settimana si è svolta 2 ore prima, proprio per evitare che Ryan Gosling o Margot Robbie non potessero partecipare. Questo blocco promozionale potrebbe ripercuotersi anche sulla Mostra del Cinema di Venezia che c'è a settembre in Italia, anche perché gran parte della promozione e dei film che vengono promossi durante il festival sono proprio americani. Uno sciopero degli attori poi blocca anche quelle che vengono chiamate produzioni unscripted, cioè che non necessitano di un copione come i reality o gli show televisivi a quiz. Molti di questi infatti hanno conduttori o partecipanti iscritti al sindacato attori. A questo si aggiungono i film spostati in avanti per lo sciopero degli sceneggiatori, come quelli Marvel del 2025 che sono scalati al 2026, o anche produzioni importanti come Il Gladiatore 2 o la seconda parte di Mission Impossible. Altri invece si sono sbrigati a finire le riprese, come la seconda stagione degli Anelli del Potere, il film su Amy Winehouse e la quarta stagione di The Boys. L'impatto di uno sciopero prolungato potrebbe far male soprattutto alle sale cinematografiche, ai cinema, anche perché dopo il Covid
i cinema che si stavano iniziando a riprendere non possono far fronte ad una mancanza di disponibilità di film che però vedremo tra un anno, anche perché le attuali produzioni sono produzioni che sono state fatte e che sono state anche rinviate dalla pandemia a oggi. Insomma, una situazione davvero in divenire. Fatemi sapere voi che ne pensate nei commenti, cosa vi aspettate da questo sciopero degli attori e iscrivetevi al nostro canale YouTube, Ciacche Azione, seguiteci su Facebook e Instagram dove tutti i giorni parliamo di film, cinema, serie TV, aneddoti e curiosità. Al prossimo video!